Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca. Visto che si è concluso il campionato, sono arrivato secondo per un punto, però comunque siamo entrati in top 8 e quindi oggi ci andiamo a giocare un'altra bella partita. Prima partita della top 8, siamo contro Lord Pika. E sarà primo contro ottavo, secondo contro settimo e così via. Poi dopo non so come andrà a finire. Intanto cerchiamo di passare questo turno. Non sarà facile perché sono tutti agguerritissimi. E quindi andiamo. Bisogna giocare il mazzo che abbiamo usato nell'ultima di campionato, quella che era la partita libera. E quindi andrò a giocare Ancient Box, che è il mazzo che attualmente mi sento un po' più confident. Quindi il mazzo lo conoscete già, è inutile che io vi vada a spellare lo scroto esterno, quindi andiamo. Mi raccomando, confido in voi, lasciate tanti mi piace, superiamo anche i 100 per supportarmi in questa serie. E grazie ancora a tutti voi e vamos. Eccoci qua. Siamo contro Lord Dragon, signori, vamos, intanto in bocca al lupo al mio avversario. E andiamo con il lancio di moneta. È uscita testa, vogliamo iniziare noi? Facciamo di sì. Volendo potrei anche iniziare per secondo, ma devo sculare molto. Quindi facciamo che parto per primo, vedi? Ho fatto anche bene a partire per primo perché non avrei avuto neanche energie. Quindi partiamo abbastanza safe così. Spero di trovarla un'energia, così faccio Minor Ball, Greninja, qualcosina troviamo, se no mi tocca fare giù dall'esploratore. E non va molto bene. Ok, lui gioca Dunsparce, quindi presumo giochi Luna Ruggente con Dunsparce. E questo a noi ci piace? Beh, forse sì, forse no. Non ho incredibilmente Greninja. Grazie, che bello. Mamma santa, che goduria. Niente, quindi dopo farò guida dell'esploratore. Per forza. Potrei mettere anche un crinalato, ma non mi cambia molto. Andiamo aggressivi di Luna Ruggente. E aspettiamo. Questa mano veramente brutta. Ho sì gli aiuti, quelli giusti, ma non ho le carte che mi servono. Quindi a questo punto cerchiamo di andare un po' più veloce del mio avversario, anche se la vedo molto difficile. Lui fa scarpe da trekking e sta scegliendo una delle due, sta scegliendo la carta in cima al mazzo, però evidentemente è bella importante visto che ci sta pensando abbastanza. Ha 4 carte in mano, decide di prenderla, ok. Ultra Ball, ok, quindi comunque scarta la guida, scarta un'energia e si prende Dunsparce. Lui l'energia l'ha già assegnata, deve trovare la vitalità, così assegna e attacca, ritira, vitalità, ce l'aveva di già la vitalità, signori, ce l'aveva di già. Interessante, capsula del tempo e va a 200, piume vendicative ci fa 90. Per questo turno ci siamo più o meno salvati. Tamburo sveglia, tanta roba. Vediamo cosa esce fuori. Allora, un po' di roba esce fuori. Se io faccio anfora, faccio così, mi prendo due energie, una e due, quantomeno con Luna Ruggente forse posso attaccare. Non posso attaccare assolutamente perché ho scartato un'altra cosa. E va bene. Temporeggiamo, che cosa dobbiamo fare? Questo 1-2 li posso scartare. Poche stop. Anfora. E facciamo così. Poche stop, però lo possiamo anche riprendere. Non mi interessa molto avere la capsula al momento. Quindi scarto ancora. Faccio 1 e 2, va bene. Questa energia, se io la do su Coraidon, dopo devo fare vitalità, 1-2, do l'energia, una sola. Facciamo che comunque la do
qui. Vediamo cosa succede. Non ho molta fiducia al momento. Lui dopo ci rifà 90 e anzi anche di più di 90. Io potrei anche sperare di riuscire ad arrivare a 200, perché non è impossibilissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siamo già a 170 danni. Lui ha messo anche Greninja, carte nascoste. Io purtroppo Greninja ce l'ho praisato, quindi devo pregare tutti i santi dei premi. E l'importante è che non trovi aiuti, perché lui l'energia sì ce l'ha. Guida dell'esploratore. E qui purtroppo, diciamo, vince chi riesce a fare per prima i KO. Piume vendicative, 100 danni. Non mi avrebbe fatto KO con la capsula e gli avrei potuto fare il primo KO io. Però diciamo che è il momento di iniziare a fare dei danni. Allora, è il momento anche di fare KO volendo. Allora, facciamo che si pesca. Questa la mettiamo, se ne pesca 3. E se io do l'energia davanti facciamo 190. E non ho modo di scartare altro. Purtroppo. Non ho modo di scartare altro. E se io però gli do questa, faccio KO quello dietro. Faccio KO questo dietro. Mi riprendo sì il KO. Lui dopo mi fa 200 danni, perché comunque questo gliel'ho messo KO. E io dopo posso fargli il KO da 200 danni, perché mi mancava una carta sola anche a me. E quindi più o meno ci siamo. Proviamola così. Lui c'ha 8 carte in mano. Carte nascoste, scarta energia, pesca ancora. Mettesse luna ruggente, potrei pensare di recuperare magari un paio di premi. Però vediamo, giocarmela di mammut qui con grandi zanne non lo so. Dovrei rievocarlo dagli scarti. Eccolo lì, luna ruggente, vitalità. Ok, non ho giocato molto questo matchup, quindi vediamo un po', può essere anche un buon test. Io sono già contento di essere arrivato in top 8, pensavo di fare veramente peggio. Lui ha messo 3 energie. Ok, intanto uno in più, uno in meno. Comunque ci fa KO. Capsula su luna ruggente che lo fa arrivare a 2,90. In teoria abbiamo anche Lost Vacuum, chissà che fine ha fatto. L'energia la dà su luna ruggente con la capsula, sì, col distintivo. Dovrebbe avere ancora l'energia di turno da dare. Piume vendicative, 120 danni. Pensavo ne facesse di più. What happened? Mi sono perso qualcosa, signori. Mi sono perso qualcosa. Facciamo poche gear. Mi prendo giù dall'esploratore, perché comunque non ho energie scartate, quindi faccio così. Faccio Giuda. Mi prendo queste energie, le posso anche scartare. Questa la prendo. Guida e l'anfora, facciamo così. E ok, qui arriviamo a fare 2,20. Forse si è rimesso qualcosa, non ho visto. Boh, spero non sia buggato il gioco, perché mi dispiacerebbe un bordello. E la capsula la possiamo anche mettere, perché dopo luna ruggente è costretto a farci KO quelli grossi. 2,20. Mettiamo giù questo luna ruggente. Lui è vero, non ha messo forse tanta roba. Ora vado subito a vedere nelle cose. Buono Greninja. Allora, lui negli scarti ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è vero. È vero, quindi ha scartato tanto ma non ha fatto molti danni, buon per me. Lui adesso è costretto a farci 100, 100 più 120 comunque ci fa KO, e vediamo se riusciamo in qualche maniera ad arrivare a 2,90, cosa molto, molto, molto ardua. Potrei fare vitalità, quindi ci avrei un'altra carta.
devo sculare assolutamente qualcos'altro. Greninja mi può far scartare l'energia, pescare ancora. E devo trovare magari delle Ultra Ball e altre cose, perché di Ultra Ball un'altra ce l'ho. Vediamo. Magari trovare anche la stadio che mi fa scartare delle cose, perché 2,90 non è tantissimo. Ci si può arrivare, soprattutto se trovo Lost Vacuum. Quel Coraidon ce l'ho lì, ma non penso che lo userò mai, a meno che non benci tutti i mostri del paradiso. Lui con canna da pesca si è rimesso due luna ruggente, quindi comunque va a ridurre i danni. Contrachiappa Pokémon, vediamo chi vuole andarmi a buttare giù. Forse l'altro luna ruggente con 200? No, Coraidon. E se mi fa solo 100, posso anche pensare di fare qualcos'altro. Vediamo, perché io lo attacco e gli riduco un po' la vita. Però così gli faccio guadagnare tempo. Oppure energia di turno, ritiro, vitalità, ricarico un po' i Pokémon. E vediamo, perché lui è costretto così a farmi solo 100. Vediamo un po' dalla pescata cosa troviamo. Pokéstop, ottimo. Allora, Pokéstop. Qui abbiamo due energie. Lo stoppiamo subito, vediamo che cosa si trova. Recupero di energia. Allora, facciamo che io faccio così. Diamo la fuoco davanti. Fuoco davanti. Questa la diamo qui, che comunque abbiamo un po' di roba. Aspiratroio. Aspiratore perduto. Facciamo che butto via la Penny. Anzi, butto via. Sì, dai, la Penny. Ok, ti levo questa capsulina che non ci piace. Così lui ha 2,30. Questo lo ritiriamo di così. Questo. Mettiamo questo danneggiato. Tanto comunque mi deve andare KO. Questa la mettiamo qua. Attualmente facciamo precisamente 2,30, che sono quelli che mi bastano per andare a prendere altri due premi. Io sapevo che c'era quella pistolina maledetta. Allora, ci mancano solo due premi. Lui adesso evolverà Dudunsparce. Farà Greninja, pescherà. E giustamente quante vitalità ha fatto? Una, due, tre. Quindi c'è ancora una vitalità. C'è ancora una vitalità che può pescare adesso. C'ha i Luna Ruggente. Però comunque io ho possibilità di fare uno e due attacchi con i miei due Luna Ruggente. Quindi in teoria la partita è vinta. Però prima di dire vittoria, aspettiamo. Che non si sa mai che succedano cose strane. In questo gioco tutto può succedere. Lui ha messo una Minor Ball. Non prende niente. Aveva però i due Luna Ruggente. Perché non li ha presi? Forse ce li ha in mano. Carte nascoste. Scarta l'energia. Pesca 2. Diciamo che tra tutte e due non abbiamo grandi problemi di carte. Fa guida dell'esploratore, quindi perderà un altro turno perché non ha trovato la vitalità e comunque non ha un Pokémon da mettere. Ha scartato doppio luna ruggente. Secondo me si è fatto due conti per provare a farmi 200. È rimasto con 8 carte nel mazzo. Interessante. Ha messo un altro luna ruggente. Io boss, ce l'ho da qualche parte. Non ancora, l'avevo visto però. Lo possiamo far uscire in qualche maniera, boss, signori? 2,90 ci possiamo arrivare se lui adesso mi fa KO a questo piccolo luna ruggente. Avrei Ultra Ball per scartare Crinialato. E possiamo anche fare recupero di energia per scartare, Anfora per scartare. Dobbiamo solo trovare il bossero. Ci sta pensando molto, eh? Molto intenzione, secondo me. Passa al turno. Non ha dato energie, non ha fatto niente. Io ho trovato una bella capsula.
devo trovare boss. Quindi per trovare boss cosa devo fare? Al momento anfora su crinealato, vediamo il boss c'è. Boss c'è. Una su 8. Una su 8, ma non ho modo neanche di pescarlo adesso. Quindi direi che posso fare semplicemente KO su un 2,50. Sì, faccio 2,50. Ci leviamo questo Dudu. Tanto dopo esco di Luna Ruggente, lui mi fa KO 2,60-2,70. E non vedo grandi problems. Mi potrebbe fare una Kissara da 1? Sì, potrebbe farmi una Kissara da 1. Ma non ho molta paura di una Kissara. Il problema è che non ho energie, quindi devo sperare in questa vitalità. Ho comunque la stadio dalla mia parte. E non penso che lui la levi, perché è una stadio che farebbe comodo anche a lui, anche se ha solamente 7 carte nel mazzo. Io non ho voluto scartare nulla, perché non si sa mai che giochi anche lui il mammuttone qua che scarta 4, quindi potrebbe essere molto rischioso. Mi mette Greninja davanti, mi ha mandato intanto una foto dove mi fa vedere che ho 0 premi, anche se sto ancora giocando, perché questo gioco per davvero gli è mega buggato. Ora non so se si vede, ma insomma, fa vedere che non ho premi, incredibile. Passo al turno, signori, c'è anche il Bossaro e niente. Ci portiamo a casa questa prima partita e andiamo a fare la seconda, sperando di continuare così, che il mazzo giri per bene. Ultimo premio era un bel Poke Gennaro e andiamo alla seconda. Eccoci qua con l'altra sfida, la seconda sfida, visto che è una best of 3. Vediamo, potrebbe essere l'ultima oppure la penultima, tutto dipende da come girerà il mazzo. Il mio avversario ha vinto il lancio della moneta, in teoria mi ha detto che inizierà lui, quindi vai Lord. Ha avuto un po' di problemi di connessione, mi ha detto che gli è saltata la corrente, quindi vabbè, può capitare, ma è capitato anche a me in una giornata di campionato. E vabbè, capita. Allora, noi partiamo per secondi. E non è una mano malvagissima, tutto se in questa Minor Ball c'è Greninja e se questo Poke Gear mi dà la vitalità, io posso attaccare turno 1, non farò mai KO perché lui gioca Dunsparce, volendo si può fare anche KO. E se non ha niente la chiudiamo qui, tutto è, bisogna avere un bucio de cool tanto grande. Greninja ce l'ha, ce l'ha. Va bene, carte nascoste, scarta e pesca, se ho per 2 volte su 2 Greninja nei premi, per davvero gli ha una sfiga immensa. Visto che lui sta caricando tanto la panchina, forse sarebbe il caso magari dopo di mettere anche Cribio alato. Allora, energia su Luna Ruggente ed è il mio turno. Io c'ho un'altra capsula, Minor Palla, eccolo lì, stavolta Greninjone c'è. Greninja, scartiamo uno e peschiamo. C'è un'energia che non mi serve. Poke Gear, la vitalità c'è. E Paloma, vitalità, vediamo. Non c'è l'energia che ci serve, incredibile. Quindi metto il Crine. Metto Crine. E non posso attaccare, che sfigalata, che sfigalata. Non ho pescato l'energia giusta, peccato. Dopo dovrò fare scarto energia di Greninja, guida dell'esploratore, a meno che non trovo altro con Greninja. E mi dispiace perché lui adesso non pescava, non pescava di Dudu. E questa vitalità, ok, che la fa. Quante carte ha negli scarti? Una sola, quindi ci fa 80. Io per arrivare a fare 140 me ne manca molto. Mi manca molto, però questa guida, se mi dà energia stadio, potrebbe essere divertente. Insomma, in qualche maniera forse possiamo farlo. Pesca facile. Pesca fugacile. Il mio avversario sceglie un Pokémon attivo, giustamente Luna Ruggente, e lui riesce sempre ad attaccarmi per primo.
credibile. Capsula che lo fa arrivare a 200. Scarpe da trekking. Ok. Anfora terrestre. Lui è bello avanti, signori. Una, due con l'anfora. Sono 90 danni. Energia. Così. Tanto fatemi accendere un attimo le luci, perché qui mi sta abbandonando anche la torcia. E ci fa 90 danni. 90 damage. Io ho un'altra capsula e me la posso sbattere nel capsulatoio. Qui si scarta questo con Greninja. C'è questa, la tamburo sveglia. E facciamo guida dell'esploratore. Luna mi serve. Luna mi serve. Recupero mi può servire per scartare delle carte. Questo lo mettiamo qui. L'energia la mettiamo qua per forza. E col recupero di energia mi vado a scartare 1 e 2. Tanto comunque è una carta che lui dopo mi fa comunque KO dopo. Questa mi serve solo qui. Se ne pesca 3. Ottimo. E quanti danni faccio? 130. 130 non sono tanti. Non sono tanti, però 9, 9, 18. Va bene, facciamogli 130. Vediamo dove si arriva. Dopo lui ci fa KO, c'ha 9 carte in mano. Gli è quelli guaio. Doomspurs. Carte nascoste. Io ho un po' di carte nascoste da fare dopo con Greninja. C'ho la vitalità. C'ho Coraidon che non è che mi faccia impazzire. Però volendo lo potevo mettere per poi fare questo KO. Non era male. Sono stato un po' fessacchiotto. Guida dell'esploratore. Vediamo quali carte. Io spero sempre che metta Luna Ruggente grosso, perché ho un bel contracchiappa pronto da sfoderare. Scarta niente che possa aumentare i danni, però butta via la Penny, qualche ball e si sarà preso Pokémon sicuramente. Magari si è preso una vitalità per dopo, che gli può tornare assolutamente utile. Anfora. A me va bene che comunque scarta pesca, perché se arriviamo al punto come siamo arrivati prima, potrebbe anche uscire Grandi Zanne. Chi lo sa, io non l'ho mai usato, quindi è una carta che sto ancora pensando se tenere o no in questo mazzo. Perché ho visto che tanti giocano anche Volcarona, che ora non mi ricordo come si chiama. E vediamo. Piume vendicative. Sono 110 danni che arrivano pari pari ai 200 che avevo. Quindi mettiamo anche noi Luna Ruggente. Andiamo belli aggressivi. Lui comunque, porco boia, quanta vita c'ha? 60, sarebbe, sì, giustamente 140. Facciamo che questa la scarto e questa carta me la tengo per dopo. Grandi Zanne c'è, Luna Rugens c'è. Coraidon lo possiamo anche mettere? Proviamolo. Facciamo la vitalità. Mettiamo 1 e 2. Ok. Questa la diamo davanti. Questa la scartiamo, tanto 1 ci basta e ci avanza. E abbiamo un contracchiappa da tirare. Comunque faccio 180. Lui deve avere la vitalità più energia, cosa che sicuramente avrà. Però intanto ci prendiamo questo primo premio. Io sto aspettando vivamente che butti giù il carico. Metti il carico, perché prima o poi te lo devi mettere. Prima o poi lo devi mettere.
Perché non so se se la può giocare solo di Baby Luna. Perché in teoria potrebbe avere... Eccolo lì, il Cario da 90. Io sono pronto a farti anche l'aspiratore. Mette l'energia con la vitalità. Questo ritira gratis. Ha sicuramente un'altra energia per farmi Luna Ruggente. Non credo che arrivi a farmi 200. Io però posso pensare di arrivare a fare 230. E prendermi due premi. Per poi fare l'attacco su Baby Luna. Distintivo oscuro. Su Luna Ruggente Big. Attenzione. L'altra su Luna Ruggentone. Mi vuole fare 200 KO? Ah, perché fa 220, dico sì. Ora mi piace. Ora mi piace. Ora mi piace. E quindi ci fa 220. Ottimo. Cioè, ottimo. Io così mi carico ancora di più Luna Ruggente. Questo Coraidon, vediamolo. Ho altri Luna Ruggente da caricare. Ho Guida dell'Esploratore da fare, Ultra Ball per scartare. Che poi lui comunque scarta la stadio, se non sbaglio. Esatto, scarta una stadio. Tempesta disastrosa. Ci fa 220. Ok. Lui adesso non ha la stadio in gioco. Si fa un premio, esco anch'io con Luna Ruggente. E vediamo, ci esce una Minor Ball e giustamente io mi prendo un altro Luna Ruggens. Luna Ruggente. Qui scartiamo l'energia fuoco che, boh, non mi serve. Ci abbiamo l'Anfora, il Poke Gear. Vediamo cosa c'è, quanto faccio al momento. 200. E Poke Gear cosa mi può dare? Penny e l'esploratore, va bene. Allora, devo fare per forza l'esploratore. Mi prendo questa per forza. Questa per forza. E così ho altri due attacchi. Uno, due. Devo fare così? Un po' brutto, però perché ho poche carte. Quindi al momento faccio 220, mi scarto un'altra guida. Abbiamo un'altra vitalità, sì, non sarà difficile trovarla. E quindi diamo questa di qua. E facciamo 240. Ce li prendiamo, vediamo se magari in questi due premi potrebbero esserci delle vitalità. Una, due, una, sicuramente una è qui. Eccola lì, signori, lo sapevo io, mi ero fatto conti. Un'altra era lì per forza, c'ho solamente 8 carte nel mazzo. Per questo ho preso doppia canna, perché un po' mi preoccupava. Lui adesso sì che me li fa 140, però ci siamo portati un po' avanti di premi. E ok, il boss non ho visto se c'era, male male. Male male male, ma che mare. Lui si mette questa capsulina che comunque gli servirà poi per fare più danni, perché io comunque i 200 li sorpasso. 200 li sorpassiamo anche agilmente. Canna da pesca, ti prego. Vediamo quale Luna Ruggente si rimette, oppure si rimette delle energie. Tre energie. Ok, guida dell'esploratore. Scarta anche la vitalità, scarta un amo. Ha scartato un po' di roba. Minor Ball. C'è un altro Luna Ruggente, no, un altro Doomspers. Se caricasse questi Doomspers, cioè li evolve, pesca 3, secondo me rischia. Rischia un attimo, quindi pensiamoci bene. Pesca 3 ma ne mette 2, giustamente. Quindi perde solo uno. Se poi pesca anche di Greninja, allora è un altro paio di maniche. Distintivo su Luna Ruggente. Si è rimesso 3 energie. Questo scarta 4, ma insomma.
Piume vendicative, 180. Ancora lo reggeremo. Ancora in teoria l'avremmo retto, ma adesso non più. Allora, luna ruggente. Crine alato non mi serve. Io devo fare canna da pesca. Ci prendiamo 1, 2 e 3. Che sono 3 carte. Poi faccio Ultra Ball su 1 e 2. Che non ci servono. Mi prendo luna ruggente. Perché io devo assolutamente fare vitalità. Fare 1, 2 così. Pescarmene. C'ho anche il boss. Dare l'energia davanti. E fare 260. Ok. 260. Anche un bel blocco amici. E blocco amici. Quasi quasi lo faccio. Mi riprendo 1 e 2. Tanto così faccio 2,40. Mi basta in qualsiasi caso. E vai così. 2,40. Lui non penso che metta luna ruggente grosso. Non penso. Perché c'ho quel boss in mano. È veramente succoso. E lui dovrebbe mettere Big Luna con la capsula. Se quantomeno vuole reggere. Ma c'ho l'aspiratore. Quindi glielo levo e gli fo KO lo stesso. Dudun sparce. E lui però con l'amo, che ne ha già buttati due, si è ripreso 3 energie. Quindi un luna è qua, un big luna, un altro luna, un altro luna ce l'ha qui, che dopo va KO. Quindi è rimasto con un altro big luna. Ragazzi, partita al limite, perché siamo tutte e due con 8 carte nel mazzo. Lui non so quante energie abbia, 5 ne ha buttate, 6... Secondo me un altro paio. 3 ce n'ha. Altre 3 ce n'ha, a meno che non ce l'abbia nei premi. Pesca sfuga facile. Non credo che giochi. Come cavolo si chiama? Iono. Perché non la gioca. Lui se non mette niente dopo senza Greninja, non so come fa poi ad attaccarmi. Le vitalità, lui ce n'ha una, due, tre giocate. Se dovesse fare, ok, un altro Doomspers, se dovesse fare la vitalità pesca anche tre. Quindi pescando poi tre, lui rischia. Rischia. Capsula, ok. Piume vendicative, 200 danni. Ok. Io adesso quante ho altri due luna ruggente, che in teoria possiamo anche trovare. Vitalità, ok. Devo fare canna da pesca, prendermi luna, energia, e basta, un'altra energia. Faccio anfora, scarto crine, ci prendiamo queste due energie. Se io poi faccio vitalità da 1 più energia, potrebbe anche essere giusto. Proviamola così. Ottimo, ottimo. Questo facciamo cos'ha? Questo di così. E spero che lui non scarti niente. Comunque può scartare 4 e 1 me lo pesco, ma comunque non lo gioca. Non credo. Pokestop. Mette Doomspurs. Non ho più ami, non ho più modo di riprendermi carte dagli scarti. Il blocco amici l'ho fatto. Eccolo lì il Big Luna. Distintivo, ma non può farmi due premi di luna ruggente. Un'altra energia di turno e deve fare capsula energetica. Vitalità. Olè. C'ha 2,90. Ma comunque 2,90 li bypassiamo abbondantemente, signori. Ora abbondantemente no. Però questa partita ce la chiudiamo. Ce la chiudiamo. Forse. A meno che non mi faccia dei boss strani. Eccolo lì. Acchiappa Pokémon sull'altro Luna. Che gli serve per ritirare con Dunspers. Tempio di Zio Sinno. Ci fa 2,20. Minor Ball.
Non trova nulla. Fuga facile. Diciamo che potrei vincere anche facendo il mammutone, ma l'ho scartato. La vitalità, vabbè, sti cazzi. Tempesta disastrosa, scarta la stadio, ci fa 2,20. E signori, signori, questi playoff di campionato, non dico volgono al termine, ma questa partita volge al termine. E già così facciamo 2,80. Io semplicemente faccio così. Una carta e due, il resto scarto tutto. E arriviamo a 3,10. 3,10, signori. Che gaudenzio, che godenzio. Signori, e io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Ringrazio anche il mio avversario. Complimenti, è stata una bella partita lottata. E vi ringrazio. Mi raccomando, supportatemi anche nella prossima giornata e supportate i miei video con un bel mi piace e iscrivendovi al canale, mi raccomando. Io vi mando un abbraccione, un salutone. Se siete arrivati fino a qui, commentate con piume vendicative. Noi ci vediamo alla prossima e che godenzio sia con voi.